Salve, oggi il messaggio che voglio mandare al mondo del lavoro è il seguente. Non è possibile accettare quanto successo di recente, mi riferisco al licenziamento di quel lavoratore dell'ex Ilva solamente per aver pronunciato di dire guardatevi la fiction del Tognazzi, naturalmente, che faceva rilevare alcune problematiche per quanto riguarda la questione del disagio ambientale. Ebbene, questo papà, che si è sentito responsabile, nonché lavoratore, avendo denunciato una situazione del genere solamente sui social, è stato licenziato. Ci rendiamo conto di quanto sia successo, della gravità di quanto sia successo, della mancata libertà di espressione da parte di un lavoratore nonché genitore, perché quello che naturalmente voleva intendere questo lavoratore attraverso questa fiction che ha denunciato, i gravi rischi ambientali che naturalmente ha messo in rilevanza, quelle che sono le questioni che colpisce ai bambini in particolar modo attraverso le leucemie, e poi chi può negare quanto successo in una realtà come il territorio della ex Ilva, sia nella stessa città, ci riferiamo a Taranto, e sia per quanto riguarda le zone periferiche. E lì sono stati costretti questi lavoratori ad accettare purtroppo di continuare a sopravvivere, perché nel momento in cui, e lo hanno denunciato anche attraverso ribellioni, attraverso scioperi, attraverso manifestazione del grande rischio che correvano, che in questa realtà, laddove fumi sprigionavano sostanze tossiche, continuavano a danneggiare e a fare vittime, ma soprattutto colpivano i bambini. Ebbene, questo lavoratore si è sentito nel dovere morale, responsabile, sia come lavoratore, ma soprattutto come papà, di aver fatto riflettere che attraverso una fiction veniva denunciato quanto è accaduto in quel territorio. E soprattutto per questa denuncia che noi dovremmo esserne grati a questo lavoratore. E invece cosa si fa? Si applica subito quelle che sono le misure più repressive che possono esistere. Si emette subito un provvedimento di licenziamento. Una cosa assurda, vergognosa, inaccettabile. Trovate voi il termine perché io non ci riesco. Ebbene, questa mattina tutto il fronte del sindacalismo autonomo ha proclamato uno sciopero contro questo licenziamento. Altri sindacati, mi riferisco al sindacalismo confederale, purtroppo non si sono associati, beh, erano affaccendati in ben altre faccende, in una situazione così particolare. Ebbene, noi su questo condanniamo l'atto da parte di questa società nel modo più assoluto. E diciamo che bisogna che si attivino tutte le forze sociali per far rientrare questo licenziamento nel modo più assoluto. Si è attivato addirittura Orlando, il ministro del lavoro, e non i sindacati confederali. Io lo trovo veramente vergognoso questo, per aver denunciato una questione di così rilevanza e di così importante come quello che è la tutela della salute sia dei lavoratori che dei propri cari, facendo riferimento ad una fiction. Addirittura il regista Ricky Tognazzi che diceva è veramente assurdo quanto è accaduto, solo per fare riferimento ad una fiction che si è permesso di denunciare quanto sta succedendo e quanto è successo. Ebbene, noi invece di stringerci intorno a questo lavoratore, esprimere tutta la piena solidarietà, come io gliela voglio esprimere,
Io personalmente, a nome di tutta la mia intera organizzazione sindacale, alla quale sono onorato di farne parte perché siamo un sindacato di base, Ursa Ferrovie, non abbiamo visto che da parte di altre forze politiche, sociali e quant'altro si siano schierati a sostegno di questo lavoratore, che dalla sera alla mattina si è trovato con un provvedimento così drastico, è veramente assurdo. Questo è un attentato alla libertà di pensiero, alle libertà sindacali. Perché non pensiamo a tutto quanto? Oggi la classe datoriale, la classe padronale continua a fare quello che naturalmente gli piace fare. Ebbene, poi la cosa che ancora ha irritato terribilmente è che la società abbia dichiarato che questo è stato un licenziamento per giusta causa. Pensate, pensate un po' con quale arroganza, ancora una volta, perché avrebbe messo in discussione quelle che è l'etica, il discredito di questa società. Ma lì i numeri sono molto chiari, evidenti, delle morti che ci sono stati per quanto riguarda l'eucemia che ha colpito i bambini, per quanto riguarda le morti tumorali che hanno colpito anche gli adulti. Ebbene, chi vi parla per il passato ha denunciato fortemente le morti che hanno colpito sia i lavoratori e i propri familiari per amianto. Io credo che quando ci siano di queste denunce bisogna stringersi e sostenere queste battaglie di civiltà, perché questi lavoratori, come ho detto poc'anzi, anch'io ho avuto modo di denunciare perché ho avuto esposizione, dobbiamo stringerci intorno a queste grandi morti per quanto riguarda la questione di disastro ambientale. E cosa facciamo? Permettiamo alla classe datoriale di emettere provvedimenti di licenziamento. È vergognoso nel modo più assoluto. Io credo che la cosa fondamentale sia quella che oggi faccia riflettere tutti quanti noi, per prima, come noi, come il sottoscritto, di essere responsabile sindacale, di aver preso provvedimenti nei confronti di un lavoratore che ha avuto il coraggio, e io su questo mi sento di dargli tutto il mio sostegno e tutta la mia solidarietà, di denunciare realmente quello che accade ed è accaduto. Ed ecco la vergogna massima, che una parte del sindacalismo nel suo insieme, mi riferisco al sindacalismo di base, hanno proclamato uno sciopero in difesa di questo lavoratore, mentre invece il sindacalismo confederale si è tirato fuori perché, come ho detto poc'anzi, era affaccendato in altre faccende. Non possiamo permettere alla classe datoriale di tapparci la bocca nel modo più assoluto, perché è questo che vogliono e vogliono naturalmente solamente il sindacato di comodo di coloro i quali facciano fare quello che gli pare e piace. Noi come sindacalismo di base e autonomo e come Orsa non permetteremo mai che questo possa avvenire ad un nostro associato. Grazie e buona giornata a tutti.